Euroregione News. Teleton Summer 2015. La seconda edizione della versione estiva della staffetta per la solidarietà si è svolta all'interno dell'aeroporto militare di Codroipo, sede del secondo stormo e delle frecce tricolori. La bana ha sorvolato gli atleti e il pubblico presente in una giornata stupenda che ha visto oltre 1000 partecipanti e migliaia di fan presenti all'interno del sedime aeroportuale. Ci racconta tutto Fabrizio Pitton, presidente del consiglio provinciale di Udine. A Teleton Summer, nella base delle frecce tricolori, la nostra eccellenza dell'aeronautica messa assieme all'eccellenza, questa eccellenza della solidarietà del nostro Friuli che emerge specialmente in momenti di difficoltà. Allora queste due cose assieme hanno dato un'emozione unica sia a noi amministratori che eravamo presenti, ma soprattutto vedere questi oltre 1000 volontari, la Summer Teleton, la seconda edizione, la prima a Parco del Cormon, la seconda qui delle frecce. Una grande emozione, un'emozione iniziata con le frecce tricolori, una cosa che noi sentiamo nostra e lo dimostra anche tutta quella serie di iniziative che si sono svolte all'interno della base, con le nostre associazioni, la ginnastica di Santa Maria di Lestizza, la banda di Castiglione. Questo fa capire quanto noi amiamo le frecce tricolori, che sono una attività e qualcosa che tutto il mondo ci invidia e noi ci teniamo a dirlo che è una cosa che noi sentiamo friulana. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.